parrocchia Santi Giovanni Battista e Girolamo Emiliani. All'inizio degli anni 60, la donazione di un terreno per edificare lo studentato teologico dell'Ordine Somasco nel comune di Magenta portò anche all'edificazione di una chiesa e alla fondazione di una parrocchia, eretta canonicamente nel 1965, affidata fino al 31 agosto 2012 alla cura pastorale dei padri somaschi, che sono poi rimasti fino a settembre 2014 come vicari e collaboratori. Parrocchia Sacra Famiglia. A nord della ferrovia, allora attraversabile solo con due passaggi a livello, erano sorte numerose abitazioni, per i cui abitanti andare in chiesa era disagevole. Negli anni 60 fu mandato un presbitero che portò il nucleo abitato a diventare parrocchia, eretta canonicamente nel 1972. Parrocchia San Giuseppe Lavoratore. Attorno al Ponte Nuovo erano sorte a fine Ottocento, presso la dogana austriaca, case e fabbriche, e nella prima metà del Novecento si insediò anche il colosso della Saffa, con più di 4.000 dipendenti. Sorsero per gli operai case e nel 1903 una piccola chiesa dedicata alla Madonna del Buon Consiglio. In seguito venne affidato agli architetti Muzio lo studio del quartiere, compresa una chiesa dedicata a San Giuseppe Lavoratore, consacrata nel 1963. La parrocchia fu eretta nel 1976. Parrocchia Santi Carlo e Luigi. Attorno al ponte, costruito nel secolo XVI sul Naviglio Grande, prese forma un piccolo nucleo abitato, che ebbe dapprima assistenza spirituale dai padri celestini, in seguito dal clero di San Martino. La parrocchia venne eretta canonicamente nel 1936. Parrocchia San Martino. Probabilmente da Milano giunse il Vangelo. L'organizzazione del popolo cristiano fu sostenuta e i sacramenti assicurati dal clero della vicina Corbetta, antica sede di un capitolo. Nella sua chiesa prepositurale si conserva il fonte battesimale del V secolo. Molte sono le chiese, piccole e grandi, che lungo i secoli hanno espresso la fede del popolo. Tra esse, alcune sono state inglobate in altri edifici o distrutte. Rimangono aperte al culto la chiesa di San Rocco e di San Biagio. Dal 2005, Don Giovanni Piazza, vicario per la pastorale giovanile di tutte le cinque parrocchie, lavora per guidare i giovani all'unità che continuerà all'interno della comunità pastorale. Si sono affrontate diverse difficoltà, ma l'orientamento del cammino è deciso e fa ben sperare. Gli oratori parrocchiali sono guidati con l'aiuto di due direttori, Cooperativa Aquila e Priscilla, che collaborano con lui. Siamo l'allegria, leggero il cuore sia, chi ha piume volerà.
Attraversate monti e valli e dite al mondo quello che dirò. Dal 9 al 23 marzo 2014 si è tenuta la missione cittadina, guidata dai frati minori francescani. In preparazione a questo evento si sono attivate delle commissioni operative, composte dai fedeli di tutte le parrocchie. Essi hanno lavorato uniti, sperimentando la bellezza del progettare e cooperare insieme per uno scopo comune. I gesti di annuncio della parola e di preghiera, così come le celebrazioni unitarie, sono stati vissuti in modo positivo. Dopo la missione si sono tenuti alcuni incontri per intuire le linee programmatiche unitarie per il cammino della comunità pastorale. I gruppi di ascolto della parola. Dalla missione cittadina del 1980, tenuta dai padri missionari di Rho, hanno preso l'avvio i gruppi di ascolto della parola di Dio nelle case. Nelle parrocchie sono resi noti gli indirizzi ai quali si fa riferimento per l'ascolto. Gli animatori, che sono un gruppo unitario cittadino, seguono un corso annuale di preparazione. Il Consiglio Pastorale Unitario. Abbiamo tenuto alcuni incontri del Consiglio Pastorale formato da elementi di tutti i consigli parrocchiali. Il primo stabile consiglio della comunità pastorale sarà eletto il prossimo aprile. Le sedute attuate hanno mostrato un crescere nella capacità di dialogo sui temi che riguardano la vita delle comunità. Laudato sì, mio Signore, per sora luna e le stelle luminose e belle. Laudato sì, mio Signore, per sora acqua tanto umile e preziosa. Laudato sì, mio Signore, per frate fuoco che ci illumina la notte. Ed esso è bello, robusto e forte. Laudato sì, mi Signore, per frate vento e per soraria, per le nuvole il sereno, per la pioggia e per il cielo, per sora nostra madre terra, che ci nutre e ci governa, o altissimo Signore.